Con la speranza di non essere troppo caricaturale, oggi vi parlerò di Kilt. Cercherò di essere veloce perché mi rendo conto che sarà un video un po' lungo. Però ragazzi, vi darò tutte le informazioni di cui avete bisogno per indossare il kilt in Scozia o anche in Italia, perché in Italia siamo pieni di feste celtiche e scozzesi. Ho qui tutte le domande e gli argomenti. Vado con la scaletta. Se il kilt va indossato con o senza mutande, se posso indossare il kilt di un clan, perché il kilt non è una gonna, se ci sono kilt da donna, quando indossare il kilt, e questo è importante, quali tipologie di kilt esistono e quanto costano, una lista di accessori per il kilt e dei consigli finali. I consigli finali saranno molto importanti perché non le posso raggruppare in dei punti ben precisi, perché sono, è tutto un discorso che poi vi farò per quanto riguarda l'uso del kilt in Scozia. Quindi iniziamo. Con o senza mutande? Ragazzi, il kilt tradizionalmente va messo senza mutande. Questa è la tradizione e gli scozzesi seguono questa tradizione. L'etichetta, il buon costume, però chiede le mutande. Questo cosa crea? Crea uno spaccato del... non è ben chiaro, mettiamo un 50-50, perché se voi chiedete a uno scozzese cosa indossi lì sotto, lo scozzese non ve lo dice cosa indossa là sotto, al massimo ve lo fa vedere. Quindi il mio consiglio è: non chiedete agli scozzesi se indossano o meno le mutande quando venite in Scozia. Dicevo, le mutande vengono indossate spesso per evitare queste figuracce, non tanto per il vento, perché molti hanno questa idea un po' comico-romantica del vento scozzese che alza le gonne e i kilt, no? No. È improbabile che avvenga questo, perché noi abbiamo una spilla nel kilt, vi faccio vedere. E le mutande vengono indossate sia dalle guardie reali scozzesi, sia dalle persone in generale in Scozia, addirittura anche dai più erranti, tipo Andrew McCallindon, che è uno scozzese che veste con i panni di Outlander, molto molto rustico, ok? Va in giro per castelli con questo lungo tartan, però lui spesso le mutande le indossa, perché è brutto che sei con dei turisti e, non so, succede qualcosa e si vede una fetta di chiappa. E aggiungo dei fatti curiosi: ci sono alcuni negozi che affittano i kilt, perché molti scozzesi non si comprano il kilt, semplicemente lo vanno ad affittare, magari il kilt del proprio clan, per un evento come un matrimonio. E questi negozi si sono lamentati perché ricevevano sempre kilt sporchi in quell'area, perché tu il kilt non è che lo puoi lavare in lavatrice tranquillamente, si rovina, sono metri e metri di lana, quindi tu il kilt lo devi portare o in lavanderia o riportarlo al negozio che te l'ha affittato, e poi ci penseranno loro a lavarlo. E si sono stufati di lavare quell'area, e quindi alcuni negozi hanno preteso di dover indossare le mutande, se no il kilt non te lo prendi, o meglio lo devi comprare. E questo fece infuriare, credo, un nobile scozzese, un McGregor, che disse: è inaccettabile, il kilt va indossato senza mutande. Io l'ho provato senza mutande, dà un senso di libertà, sta a voi, non è per forza una regola che va seguita. Io, se devo scegliere una fazione, scelgo la fazione senza mutande, ovviamente, perché amo le tradizioni. Poi, posso indossare il kilt di un altro clan? Non potresti, però nel 2020 tutti indossano qualsiasi kilt, non c'è una regola in realtà, ognuno fa quello che gli pare. Gli scozzesi più conservatori ti guarderanno in maniera storta. Io ho chiesto informazioni a un kilt maker molto famoso, Goffrey, ok, a Edimburgo, e lui mi disse: no, tecnicamente tu non puoi indossare i kilt di altri clan, non sta bene, ok? Quindi cosa fare se io voglio indossare il kilt del clan McIntosh, ok, o McKenzie? Il mio consiglio personale è prendere la storia dei McKenzie, ve la studiate, vendono anche dei libricini dei clan molto carini a Edimburgo, vi studiate un attimo la storia, così se incontrate un McKenzie e dovesse mai chiedervi com'è che tu indossi quel tartan, se tu sei un italiano e ti rimetti Di Marco o Ferretti, voi potrete dire: beh, io conosco la storia dei McKenzie e sono per i McKenzie, sono un simpatizzante. E vedrete che sarà tutto a posto, perché il solo fatto che voi conoscete la storia di quel clan farà felice lo scozzese, credete a me. In alternativa potrete indossare comunque un tartan che si chiama Clan Italia. Se non sapete cos'è tartan, sarebbe il motivo a quadri. Questo si chiama tartan, ok? Abbiamo noi in Italia un tartan chiamato Clan Italia, che riprende i colori della bandiera e ha uno sfondo azzurro, perché noi siamo gli azzurri. Molte persone dicono: ma sembrano i colori dell'Inter.
Io mi dissocio. A me piace. Ora, a parte Clan Italia, che si vende anche qui in Scozia, ovviamente, potrete indossare molti altri tartan che sono associati a club, circoli, associazioni, appunto, città come il tartan di Edimburgo, alla Scozia stessa, c'è cioè il tartan dedicato alla Scozia, al fiore di Scozia, Flower of Scotland, che sarebbe il cardo, il tartan dell'indipendenza scozzese, quindi potreste comunque evitare di indossare il tartan di un clan e sviare su un altro motivo a quadri che comunque molto carino. C'è anche il whisky tartan, quindi per gli amanti del whisky, il whisky tartan a me fa impazzire, lo devo comprare, almeno non tanto il kilt ma almeno la sciarpa o qualcosa. Attenzione per gli amanti dei clan, non tutti i clan vengono visti nello stesso modo in Scozia, quindi questa è anche una vostra responsabilità. Se voi andate, parlando della cosa più iconica, a Glencoe e indossate il tartan dei Campbell, vi guarderanno male, perché c'è stato un fattaccio, il massacro di Glencoe, vi lascio il link in descrizione, e c'è addirittura una locanda tra le montagne di Glencoe che vieta proprio l'accesso ai Campbell. Quindi se siete turisti non vi diranno nulla, ma se siete residenti cercate di farci più attenzione. E chiudo questo discorso parlando del tartan della famiglia reale, il tartan Balmoral. Quello non si può indossare. Esistono delle copie, quelle sono legali, però quello privato della famiglia reale, dell'Aberdeenshire, del castello di Balmoral, quello è solo per la famiglia reale, quindi quello non va indossato. Sono o non sono delle gonne? Raga, per me sono delle gonne da uomo. Ok, so che molti si stanno rivoltando, però per me sono delle gonne maschili. Perché non vengono considerate gonne? Perché c'è un rigido canone estetico, quindi deve essere il kilt di una certa lunghezza, di una certa altezza, con relativi adornamenti, ad esempio la spilla, eccetera, eccetera, il cinturone, lo sporran, che poi ve ne parlerò molto brevemente più tardi. E quindi non è una gonna per questo. Secondo me in realtà non è considerato al 100% una gonna, perché il kilt è soltanto una rivisitazione moderna del grande kilt, chiamato in gaelico Philacmore, che era praticamente una lunga stola di tartan che veniva, appunto, si faccio vedere anche un video, ripiegata e fermata con una cintura. L'eccesso della stola veniva messa qua davanti. Il kilt moderno invece, lo faccio anche vedere qui, questo è uno dei miei kilt, è direttamente cucito. Basta. E quindi non è proprio una gonna, è una rivisitazione moderna di un abito tradizionale. Esistono i kilt da donna. Ora, tecnicamente le ragazze, le donne possono indossare il kilt anche se il kilt è da maschio. Esistono persone che suonano la cornamusa, dei piper donna, che indossano il kilt maschile, non indossano una gonna X. Quindi direi di sì, direi che il kilt in certi casi può essere anche considerato unisex, però in realtà il kilt nasce come abito maschile. Le donne hanno molte alternative in realtà, a parte quella più ufficiale, che è il kilty, che è il kilt da donna utilizzato per le danze scozzesi, per i ceili, che il ceili è una parola gaelica che vuol dire, appunto, danza popolare. Il problema è che il kilty è un abito da danza, cioè questa gonna è abbinata con queste scarpe, queste calze e questo corpetto. Potete andare in giro con i kilty, parlo a voi ragazze, per Edimburgo, nessuno vi dirà nulla, però aspettatevi magari qualche scozzese che vi fermerà e vi chiederà: ma com'è che hai il kilty? Ma sei una danzatrice o sei stata da qualche parte o stai andando da qualche parte? Perché è visto quasi come un tutù. Ok? Parlando invece di roba meno ufficiale, quindi più moderna, c'è semplicemente la gonna tartan, quella corta. Vi faccio vedere quella di mia moglie, che è quella più popolare che si trova anche in Italia, che è quella a mezza coscia. Oppure, che ha una vena più storica, che viene di solito indossata durante un matrimonio, un avvenimento importante dalle donne, che è la gonna sotto il ginocchio, verso la caviglia. Come parlo oggi? Sotto il ginocchio, verso la caviglia. Girando a destra, no? Vabbè. In sostanza parlo della gonna lunga, vi faccio vedere una foto, e questa è la gonna, sempre di mia moglie. E parlando di roba tradizionale, direi che questa è la cosa più tradizionale che una donna può mettersi se c'è una festa scozzese, una gonna lunga e poi qualche altro accessorio che vi dirò dopo insieme agli accessori maschili, ok? Quando indossare il kilt,
Il kilt è un abito da festa, quindi tecnicamente non si va a fare spesa con il kilt. Se voi girate in kilt nelle città, tipo Glasgow, Edimburgo o anche Aberdeen, nessuno vi dirà nulla anche se andate alle poste con il kilt, perché siete in città, la città è piena di negozi, piena di... più che altro è piena di eventi, ok? E le persone possono pensare, ok, questa persona sta andando o è stata ad un evento. Io però vivo, ad esempio, in un paesino e se andassi in giro in kilt la gente mi guarderebbe della serie... Dove va questo con il kilt? Il kilt è un abito appunto da festa e viene indossato principalmente a matrimoni, battesimi e funerali. E poi può essere anche indossato, e viene spesso indossato in realtà, a Capodanno, Ogmani appunto in scozzese, nella Robert Bars Night, che è la festa del bardo scozzese del 25 gennaio, viene indossato durante St. Andrew's Day, che è la festa nazionale del patrono di Scozia. Viene tanto indossato, e qui veramente tante persone lo indossano durante una partita di rugby, parlo dei tifosi, ok? Viene indossato a volte durante la festa del papà, essendo appunto abito maschile, e durante i compleanni. Ah, stavo per dimenticare le Highland Games, che avevo già citate, che sono queste feste celtiche molto famose in Scozia, le più grandi e più antiche stanno nell'Aberdeenshire, se vi interessa, a Braemar e Ballater, verso l'estate appunto, e lì i concorrenti indossano i kilt. E anche gli spettatori spesso girano in kilt. E per finire, durante la festa dell'indipendenza scozzese... No, quella non c'è. Ma ci sarà. Io personalmente l'ho indossato durante la festa del papà o durante i miei compleanni, e ho visto altre gente indossare, per esempio, durante la festa del papà, il kilt, ma non è così popolare. Posso dire che durante tutte queste festività che ho elencato, ok, sono qui, uno scozzese su quattro indossa il kilt. Tranne durante una partita di rugby. Lì uno scozzese su due indossa il kilt. Cioè Edimburgo si riempie di scozzesi. Una marcia di gente, di uomini in kilt che vanno verso lo stadio o tornano dallo stadio. Incredibile. Ora vi faccio notare due cose. Questo è un kilt elegante e questo è un kilt sportivo o informale. C'è una bella differenza. La gente che va a vedere, ad esempio, una partita di rugby non si veste così. Si veste così. Ovvero in maniera sportiva. E parlando di sport, l'avevo anche dimenticato, scusatemi, ci sono anche persone che indossano il kilt quando vanno d'estate a fare trekking o scalate per le montagne della Scozia. Cioè, se voi andate nelle Highlands d'estate troverete sempre quello con lo zaino, il kilt così semplice senza ornamenti, con lo scarponcino da montagna che è la maglietta a maniche corte. C'è proprio una sensazione diversa di libertà, quindi provatelo. Ragazzi, provatelo. Iniziamo con gli accessori. Inizio questa lista dicendo che bastano tre elementi per essere decenti con il kilt. Quindi non dovete comprare tutta la roba che vi dirò adesso, ok? Bastano tre elementi. Il kilt, ovviamente. Il calzettone da kilt. Questa calza della Befana, come dice un mio amico. E la cintura. Basta un cinturone grosso. Io ho la cintura quella più tradizionale, che è questa qui. Però basta una cintura grande, ok? Ok, iniziamo la lista in ordine di importanza ed eleganza. Il kilt, il calzettone, il cinturone, i flashes, che sono praticamente... Una volta erano dei pezzi di tartan legati sul calzino per evitare che scendesse, perché se tu sei in una roba elegante non puoi avere il calzino abbassato. Oggi come oggi invece hanno un elastico con queste due belle... Queste due bei... Come si chiamano? Questi due cosi, non mi viene il nome... che danno un senso di eleganza. Lo sghindu o dirk, dipende dall'occasione. Lo sghindu è un coltello scozzese che può essere indossato e portato da uno scozzese o da una persona in Scozia solo se quella persona ha il kilt e solo se si trova in Scozia, quindi mi raccomando, attenzione. Per altre zone tipo l'Inghilterra, l'Italia, ci sono, io li creo proprio questi sghindu fake, ovvero a forma di stappabottiglie. Il dirk in realtà è proprio un pugnale ed è grosso. Quello può essere indossato, secondo me, solo in ambito molto elegante. Cioè, dovreste andare in un matrimonio o in una serata di gala, non al pub, o figuriamoci, oppure a vedere una partita di rugby con il dirk. Non credo che sarebbe socialmente accettabile. La spilla per fermare il kilt, che non è indispensabile, ma come vi ho fatto vedere c'è una spilla, questa qui, che serve per evitare che il kilt si apra.
lo sporran, che è praticamente una borsetta che viene indossata con delle catenelle davanti al kilt, è un po' scomoda, ma è l'unica cosa che avete per vuotare le tasche, perché sennò dovete andare in giro con il cellulare in mano, perché il kilt non ha tasche. Io al mio kilt addirittura aggiungo delle scarselle medievali che penzolano qui e là, perché io non so dove mettere le cose, quindi i soldi, il cellulare, cioè non mi basta lo sporran davanti. Detto questo, per chi vuole vestire in maniera un po' più casual, sportiva, può mettersi una camicia, una giacca, magari in tweed. Io utilizzo spesso le giacche in tweed, anche un gilet, sempre in tweed, oppure la ghillie shirt, che è questa, che praticamente sembra una camicia medievale, ma chiamiamola camicia celtica, ok? Mi piace, camicia celtica. E ideale per l'estate, per gli eventi, soprattutto quelli folcloristici. Poi per gli eventi formali c'è la camicia, la cravatta, il papillon, il panciotto, la giacca stile frac, che viene chiamata giacca del principe Carlo, ok? Ed è una giacca bellissima. Esiste anche in realtà un'altra versione meno vistosa, che ho utilizzato per il battesimo in Italia di mio figlio William. In alternativa, per gli amanti del tweed come me, esiste la versione appunto in tweed, in lana, quindi giacca e gilet, ancora più bella secondo me, perché sa proprio di tenuta scozzese o castello scozzese nelle Highlands, e il tizio che viene da questo castello con questa giacca. Poi ci sono le scarpe da kilt, che sono facoltative, a me non piacciono molto perché sono aperte nel mezzo. Le persone di solito o indossano queste scarpe, indossate spesso da chi suona la cornamusa, oppure indossano semplicemente una scarpa elegante, tipo l'Oxford, o più comunemente, che io amo, la brogue, che è questa qui, che si assomiglia parecchio a quella da kilt. Il cosiddetto fly plaid, che è praticamente questa stola che viene messa qui e fermata con una spilla celtica, quindi sto alzando parecchio la formalità, questa stola che si ferma con una spilla celtica, che va a richiamare quello che era il grande kilt, ovvero quell'unico kilt con il pezzo di tartan che poi usciva in eccesso e che veniva messo. Ok, però questa comunque è più moderna e a me piace molto, devo dire che piace molto. Vi sembra troppo vistoso questo? Ragazzi, mi sono mantenuto, perché per completare l'opera e creare un super capoclan scozzese dovrei aggiungere il cappello con le piume di fagiano e anche un bel cinturone con una claymore. Ok, dai, sto esagerando. Forse. Per le ragazze invece la situazione è molto più noiosa. Però io qui mi sono segnato alcune cose. C'è la gonna lunga, quella scozzese in tartan appunto, il corpetto, che di solito è un corpetto scamosciato, però potete utilizzare anche un corsetto qualsiasi, una camicia magari a maniche sbuffo bianca, uno scialle sempre in tartan, dovrei avere qui uno scialle in tartan, no, l'ho messo di là, delle spille celtiche ovviamente, una per fermare la gonna e l'altra per il mantello, per lo scialle, quello che volete portarvi, ci sta sicuramente tutta. Ho visto donne che indossare anche il cappello con le piume, quindi se volete potrete indossare anche il cappello scozzese con le piume e con magari lo stemma del clan che viene messo di solito qui, e basta così. Questo è lo stile femminile. Attenzione ragazzi a due cose: intanto ai cappotti, perché il kilt va indossato a mezzo ginocchio, cioè non deve essere più lungo del ginocchio o più corto, quindi non deve essere sulla coscia. Parlo dei kilt maschili ragazzi, questa è la regola generale. E se voi portate un cappotto che vi arriva alle ginocchia, ragazzi, sembrerete nudi. Il cappotto ragazzi deve essere corto. In alternativa ho visto gente a Glencoe indossare il kilt tutto bello super elegante, perché se no non avrebbe senso, con un mantello. Io ho un mantello di lana e lo uso pochissimo, però è lecito, assolutamente lecito. Ora, prima di iniziare a parlare di costi, voglio dirvi questo: esiste un'altra variante di kilt, che è il kilt con le tasche. Il kilt con le tasche non è altro che il kilt con queste tasche rivoltate particolari, insomma, alcune hanno proprio anche una doppia tasca che è proprio cucita sul kilt, che danno la possibilità di girare senza lo sporran, che è molto scomodo e spesso è troppo elegante o comunque dà fastidio. Voi che ne pensate di questo kilt? Scrivetemelo sotto nei commenti. A me non dispiace, perché questo kilt non sostituisce quello tradizionale. Questo kilt rilancia letteralmente l'utilizzo del kilt. Se io devo andare in giro, se io devo andare a fare una,
una spesa in un centro commerciale, questo kilt può essere indossato, perché questo kilt alla fine è sportivo, è scanzonato, non è elegante. Cioè io con questo kilt dove devo andare? Devo andare a una cena di gala? Devo andare a un Kelly? Con questo kilt vado in un Kelly, mi menano? Assolutamente no. Però è un kilt, è comunque un kilt, io posso andare comunque in giro con la tradizione, però in maniera un po' più moderna, contemporanea. E lo dice uno che adora la storia e odia la roba moderna, e quindi questo è il mio parere, però fatemi sapere voi cosa ne pensate. E ora parliamo di costi. 30 anni fa comprare un kilt era una cosa impossibile perché era costosissimo. Oggi come oggi ci sono tantissime varianti. Ancora gli scozzesi credono che il kilt costi tanto, infatti lo affittano. Ma in realtà io ne ho 3 di kilt e ne voglio comprare un altro perché non costano più così tanto. Esistono tantissime versioni e adesso ve le faccio vedere. C'è la versione più economica, che costa solo 20 sterline, ed è questa qui. Il kilt in acrilico. È un kilt molto leggero, ideale solo per l'estate con temperature sopra i 20 gradi. Vedete quanto è leggero? Ha una trama similana, ma è comunque un kilt. Abbiamo poi il kilt a tessuto misto, che non ce l'ho qui per farvelo vedere, che costa circa 50 sterline. Sia il kilt a tessuto misto, sia il kilt in acrilico, ha una lunghezza di 5 yard. Ovvero sia, sono 5 yard di lana ripiegata. Vi ricordate il video del lungo kilt? È la stessa cosa, però questa è cucita. In generale esistono due tipologie, 5 yard e 8 yard. 8 yard è più tradizionale ed è più prestigioso, anche perché l'8 yard fa più una forma a palloncino, più bella. Abbiamo poi la variante, che è quella più apprezzata da tutti, che è il kilt di lana. Kilt di lana costa dai 150 sterline fino a 250, o anche più. Anche più, perché dipende dal tartan. Ci sono alcuni tartan che sono molto più rari e quindi costa molto di più fabbricare il kilt. Quindi circa 250 sterline per l'8 yard. Io qui ne ho uno molto molto più pesante. Qua c'è ancora la marca Scottish Experience. E questi sono in generale i kilt che esistono. In realtà esiste anche un'altra tipologia di kilt venduta in Italia, che è il kilt in lana da 5 yard, e costa circa 40 euro, che è questo che ho adesso. Tecnicamente non è proprio considerato kilt perché ha un difetto. Questo kilt qua, questo io lo chiamo schifo, perché veramente costa soltanto 20 sterline ed è leggerissimo, è più originale, e questo è in acrilico, di questo di lana. Perché? Perché questo qui ha tutti i canoni per essere un kilt, tra cui la cimosa, ovvero la parte finale della stoffa che rende un kilt originale e pezzo unico. Il mio no. Ma a me non me ne frega. Perché? Perché il mio primo kilt l'ho utilizzato per il viaggio di nozze e lo utilizzo per le cose più spartane. Ci sono andato in campeggio, nel mare del nord, quindi io non vorrei mai buttare tutta questa lana, perché non ha la cimosa, e quindi poi io intanto lo utilizzo, quando si rovinerà lo si rovinerà, basta. Ora consigli, siamo ai consigli finali. Io questo kilt di lana 8 yard l'ho pagato 30 sterline, perché ragazzi dovete sapere che d'estate, soprattutto nelle città, nei negozi d'usato, nei charity shop, moltissime persone danno via i kilt, e i kilt vengono rivenduti anche al 70% di sconto. Io ho regalato un bellissimo, bellissimo kilt dei McKenzie a un mio amico, 8 yard in lana, ok? E l'ho pagato 50 sterline. Un affare, davvero un affare. Quindi se non volete spendere tanto, andate nei charity shop, nei negozi d'usato, e compratevi un kilt. Non vi sto a dire quanto costa il kilt moderno, perché è quello con le tasche, perché non lo so, ci sono tantissimi rivenditori, vi lascio dei link in descrizione se ne volete acquistare uno. Neanche per quanto riguarda il kilt quello ha una stola lunghissima, perché anche lì dipende che tartan dovete utilizzare. Quello che posso dirvi è che esiste addirittura la variante pesante, solo per i kilt quelli buoni,
per il kilt di lana, ovvero esiste il kilt di lana chiamato heavy kilt che costa il 30 o 40% in più. Stessa lunghezza, soltanto che la lana è più spessa. Io con il kilt di lana, quello heavy kilt, che costa, ripeto di più, ma è bello pesante, penso che potreste andare anche sul Ben Nevis d'inverno, perché il kilt è pesante, ragazzi, è caldo. Uno scozzese disse: per ripararvi dal freddo non dovete pensare alle gambe, dovete pensare al petto, è questo che dovete proteggere, non le gambe. Per chiudere questo video posso dirvi che gli scozzesi di oggi indossano più il kilt degli scozzesi del passato. 50 anni fa si indossava molto di meno perché era più costoso ed era più ad appannaggio sia dei ricchi o dei più che benestanti, e sia soprattutto per gli eventi, perché io comunque, se vivo in un'epoca in cui il kilt mi costa quanto uno stipendio, non è che ci vada al pub in generale. Cioè, oggi come oggi ci vanno le persone al pub, ma all'epoca te lo tenevi caro, era come l'abito buono, ok? Poi anche l'abito di famiglia, col tartan di famiglia, che vai a sporcarlo di birra, vino, caffè, cose, no, assolutamente no. Io ho degli amici che si sono comprati il kilt e se lo mettono quando vengono a trovarmi in Scozia. Io, quando vengono a trovarmi, mi metto il kilt e vado al pub. Quindi, per quanto mi riguarda, potreste indossare il kilt quando vi pare, però ora avete la nozione di quando dovrebbe essere indossato ed è il perché non tutti indossano il kilt in Scozia. Oggi come oggi, io sono 5 anni che vivo qui in Scozia, il kilt lo indosso 4-5 volte l'anno, basta, giusto per gli eventi. Intanto vi lascio in descrizione un video tutorial dei McGregor che vi fanno vedere appunto come indossarlo in maniera corretta per un evento elegante, però voglio andare da un kilt maker e farvi vedere come indossare un kilt in italiano di persona, spiegandovi questo e questo, guardate questa differenza di questo sghindo, questo non so, forgiato in un modo, in un altro. Quindi vediamo cosa riuscirò a fare quest'estate, vediamo cosa succederà quest'estate soprattutto. Grazie per avermi seguito, gli argomenti sono tantissimi, mi rendo conto, il video è durato abbastanza, ma ho cercato di farlo più compresso possibile. Ci vediamo alla prossima puntata, se non vi siete iscritti iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per avere gli aggiornamenti dei prossimi video che arriveranno. Dai, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!